Buongiorno ragazzi, ci stiamo occupando di sistema immunitario, siamo alla terza di questo breve ciclo di lezioni sull'argomento e siamo partiti nel primo distinguendo tra difese aspecifiche, dette anche immunità innata, che è quella diciamo dal punto di vista evolutivo più antica, e difese specifiche, cioè dette anche immunità adattative, della quale abbiamo cominciato a parlare nella seconda lezione, d'accordo? E abbiamo visto quali sono le caratteristiche, la struttura e le funzioni del sistema linfatico e poi nell'ultima lezione abbiamo cominciato a operare una classificazione dei globuli bianchi. E una classificazione che ci ha portato a distinguere tra cellule che fondamentalmente hanno una funzione fagocitaria, come ad esempio qui vedete in questa slide, ve lo ricordate, i macrofagi, i granulociti, quindi basofili, eosinofili e neutrofili, e cellule che invece hanno tutta un'altra funzione, che sono i linfociti, e che sono le cellule più importanti dal punto di vista della difesa specifica, perché i linfociti attaccano sulla base di lo stabilirsi di un legame tra antigeni e anticorpi, abbiamo visto. Ecco, più specificamente abbiamo appunto sottolineato la differenza tra linfociti B, dei quali ci siamo occupati in maniera molto specifica nella scorsa lezione, e di linfociti T che tratteremo invece oggi. Sui linfociti B vale la pena ricordare una cosa, che li abbiamo visti un attimo in azione, abbiamo visto che i linfociti B, noi diciamo che si trovano all'interno del nostro sangue, soprattutto all'interno del nostro sistema linfatico e nei liquidi interstiziali, sono cellule che hanno sulla loro superficie dei recettori che sono diversi da cellula a cellula. Questi recettori antigenici sono in grado di legarsi agli antigeni degli organismi patogeni e delle sostanze non self in generale che penetrano all'interno del nostro organismo. E la cosa interessante è che nel momento in cui diciamo, un determinato antigene, qui rappresentato con delle palline rosse, penetra all'interno del nostro organismo, soltanto pochissimi linfociti B, quelli che hanno questa configurazione particolarmente adatta a legarsi a questi antigeni, cominciano a lavorare, mentre tutti gli altri rimangono un po' spettatori della situazione. E questo legame tra gli antigeni del patogeno e i recettori antigenici del linfocita B specifico per quell'antigene, questo legame stimola una riproduzione molto rapida, molto efficiente da parte dei linfociti B, che si riproducono in una linea che viene chiamata linea delle plasmacellule. Sono cellule che poi producono gli anticorpi, vi ricordate? Cellule che sono ricche di ribosomi, quindi alta attività di sintesi proteica e di conseguenza un reticolo endoplasmatico rugoso molto sviluppato. E poi una linea di cellule della memoria, sono quelle che restano nel circolo sanguigno anche per decine di anni e che consentono al nostro sistema immunitario di mettere in atto una risposta immediata, ok? Prima generalmente dello sviluppo della patologia, che blocca i patogeni che si sono presentati la seconda, la terza, la quarta volta. D'accordo? Questo è il motivo per il quale noi ci ammaliamo di alcune malattie soltanto una volta. Okay? Pensiamo al morbillo, pensiamo alla varicella, no? Le famose malattie esantematiche. Questi però erano i linfociti B. I linfociti B sono parte di quello che viene chiamata la risposta immunitaria umorale, perché avviene principalmente negli umori, cioè nei liquidi del nostro organismo. Quindi, ripeto, linfa, soprattutto, sangue e liquidi interstiziali. E questa risposta induce la produzione delle cosiddette immunoglobuline, quindi sono proteine. Vi ricordate con questa famosa forma Y, con due catene pesanti, polipeptidiche, due catene più leggere, che contengono una parte variabile, ciascuna delle quali contiene una parte variabile che può variare da immunoglobulina a immunoglobulina. Quindi noi nel circolo sanguigno ci ritroviamo con una serie di molecole che sono in grado di legarsi a degli antigeni in maniera assolutamente univoca e specifica. Non solo, ma avendo ogni molecola di immunoglobulina due braccia uguali, è in grado di legare due antigeni. Ecco, questo abbiamo visto che fa la differenza anche nei processi di
agglutinamento, diciamo, dei batteri che vengono combattuti. Allora, e dei virus. Allora, oggi però ci dobbiamo occupare di linfociti T, quindi passiamo a qualcosa di nuovo. Allora, innanzitutto, i linfociti T sono i grandi protagonisti di quella che viene chiamata risposta immunitaria cellulare. Cioè, allora, i linfociti B agiscono su molecole, diciamo, sulle molecole, sugli antigeni che si presentano sulla superficie degli organismi patogeni che penetrano all'interno del nostro organismo. Invece, i linfociti T agiscono sulle cellule infettate del nostro organismo. Con modalità diverse però, perché i linfociti T si dividono in due grandi categorie, che sono i linfociti T citotossici e i linfociti T helper. I linfociti T si chiamano così perché maturano nel timo, la T è la T di timo, in inglese thymus. Allora, il timo è l'organo che è più importante nella produzione di linfociti T. Vedremo che opera anche una sorta di selezione sulla base dell'efficienza di queste cellule prima di mandarle in circolo. Mentre i linfociti B si chiamano così perché B sta per bones, perché generalmente maturano all'interno delle ossa. Bone vuol dire osso in inglese, quindi all'interno del midollo osseo. Però allora andiamo a vedere come agiscono questi linfociti, sia i citotossici che i T helper. Perché non è proprio un meccanismo semplicissimo. Prima di vedere come agiscono questi linfociti, bisogna conoscere qualcosina sul cosiddetto complesso MHC. Allora, che cos'è il complesso MHC? Il complesso MHC è un complesso proteico. MHC sta per Major Histocompatibility Complex, quindi complesso maggiore di histocompatibilità. È una sorta di set proteico che le nostre cellule, quelle del nostro organismo, presentano sulla superficie di membrana e che sono diverse, ok, da individuo a individuo. E questi, diciamo, questi complessi proteici, ok, mediano, qui c'è scritto, il processo di riconoscimento tra self e non self. Cioè, voi dalla lezione precedente sapete che il nostro organismo è in grado di distinguere quelle molecole che sono proprie del nostro organismo, oppure che derivano dall'alimentazione, d'accordo? E quelle che invece non lo sono. Di conseguenza, il sistema immunitario deve attaccare il non self, non deve attaccare il self, anche se abbiamo visto che in condizioni anomale questo può succedere, come nel caso delle malattie autoimmuni e delle reazioni allergiche. Allora, le proteine MHC sono codificate da una serie di geni che si trovano, se non ricordo male, sul cromosoma 6 e che sono proteine di membrana. Cioè, adesso le vedremo meglio in una schematizzazione, sono proteine che si trovano praticamente esposte nell'ambiente cellulare e sono ancorate alla membrana cellulare, al doppio strato fosfolipidico. Ricordate? Allora, si dividono in due classi. La classe 1, che è detta MHC1, sono presenti sulla membrana di tutte le cellule nucleate. Quindi tutte le cellule nucleate del nostro corpo presentano le proteine MHC del complesso 1. Tutte le cellule nucleate significa che praticamente tutte le cellule del nostro corpo presentano queste proteine, ad eccezione dei globuli rossi, ad esempio, no? I globuli rossi sono cellule anucleate che non ce le hanno. E queste proteine sono più espresse in alcuni tessuti e un po' meno in altri, come per esempio il sistema nervoso. Ma tutte le cellule le hanno, perché queste molecole servono a far sì che i nostri linfociti T riconoscano le cellule come qualcosa di appartenente al nostro organismo e che quindi non devono essere attaccate. E le molecole di classe MHC di classe 2 sono invece espresse sulla superficie di membrana, diciamo, di cellule appartenenti al sistema immunitario, quindi linfociti B, macrofagi, d'accordo? E globuli bianchi in generale, diciamo. Allora, vi faccio vedere, ecco qui, in questa schematizzazione vedete le forme, diciamo, un disegno abbastanza, anzi, direi molto semplificato, delle proteine del complesso MHC1 e MHC2. Allora, ricordate che le proteine sono catene polipeptidiche, le approfondiremo ancora di più in quinta, ma ormai sapete che sono catene di aminoacidi. Allora, generalmente le proteine del complesso MHC1 sono, scusate un secondo, scusate
Scusate, c'erano rumori esterni. Allora, in quinta approfondiremo un po' il discorso sulle proteine. Però, insomma, sapete già che le proteine sono catene di amminoacidi. Qui vedete le proteine del complesso MHC1 sono fatte da due catene distinte. Una catena beta, ok, che ha una funzione di soprattutto di conferire stabilità al complesso proteico, e una catena alfa più lunga che contiene questa che viene chiamata tasca per il peptide, che vedremo adesso che cos'è e a che cosa serve. E qui vedete il doppio strato fosfolipidico, vedete che quando abbiamo fatto la struttura cellulare, la struttura cellulare non è un argomento che si fa così tanto, tanto per farlo in maniera estemporanea, sono concetti e nozioni che tornano anche negli argomenti successivi, torneranno spesso. Allora, vedete, la proteina del complesso MHC1 è ancorata alla... qui c'è una parte idrofoba che si ancora alle code idrofobe della catena polipeptidica, e per una piccola parte è esposta all'interno, nell'ambiente intracellulare, ma il grosso della proteina, più di tre quarti, la proteina è esposta all'esterno. Allora, queste invece sono le proteine MHC2. Le proteine MHC2 sono espresse due catene, alfa 1 e beta 1, d'accordo? E hanno anche loro questa tasca per il peptide. Allora, cosa sono e a cosa servono queste proteine? Allora, tanto per cominciare, queste proteine servono a legarsi ai linfociti T. Però i linfociti T non legano queste proteine al complesso MHC da sole, perché se lo facessero vuol dire che starebbero attaccando una cellula appartenente al nostro organismo. Quello che succede è un'altra cosa. E qui le proteine MHC devono legare un peptide, di solito 15-20 amminoacidi, un polipeptide, che deriva dall'organismo infettante che è stato degradato all'interno della cellula. Quindi questo processo di legame tra la proteina MHC e il polipeptide può avvenire solo nelle cellule infette. Quando il linfocita T vede questo legame, allora si lega al complesso MHC1, attivando una serie di processi che adesso vedremo. Allora, tornando alla nostra slide, diciamo, così la vedete meglio, allora, diciamo subito che le proteine MHC sono quelle responsabili delle famose crisi di rigetto post-trapianto. Se voi operate, ad esempio, un trapianto di cuore, no? Faccio un esempio, le cellule del cuore trapiantato hanno un complesso MHC diverso da quello del paziente che l'ha ricevuto. Questo perché ogni individuo ha un complesso MHC diverso, sebbene i complessi MHC siano inquadrabili intorno a un centinaio di categorie, quindi che contengono proteine, diciamo, non uguali ma simili. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando voi gestite un trapianto dovete fare in modo che esista una sorta di compatibilità molecolare tra le proteine MHC del trapiantato e le proteine MHC dell'organo che viene immesso che viene trapiantato, appunto. E perché? Perché altrimenti i linfociti T, nel momento in cui l'organo, il cuore, viene trapiantato, cominciano ad attaccare le cellule del cuore trapiantato. Quindi i tessuti del nuovo cuore che è stato trapiantato tendono a deteriorarsi. Si hanno le cosiddette crisi di rigetto, che in alcuni casi sono molto blande, perché il cuore trapiantato ha un complesso MHC molto simile a quello del paziente. In alcuni casi sono molto, invece, sono molto pesanti, ok? Tanto che bisogna procedere con dei farmaci, si chiamano farmaci antirigetto, le ciclosporine sono un esempio, che fanno che cosa? Sono degli immunosoppressori fondamentalmente, quindi abbassano l'attività del sistema immunitario, quindi diciamo limitano parecchio le crisi di rigetto, fanno in modo che il corpo possa accettare il cuore nuovo, ma hanno la contropartita di abbassare le difese immunitarie, quindi la persona che è stata trapiantata corre il rischio di ammalarsi continuamente di malattie infettive, d'accordo? Perché il suo sistema immunitario non è in grado di contrastarle.
E questo è un problema, questo è un problema. Questo è il motivo per il quale prima del trapianto è necessario trovare una maggior compatibilità possibile tra le proteine MHC dell'organo trapiantato, il cuore, il fegato, anche la pelle nel caso dei grandi ustionati, e il complesso MHC della persona che subisce appunto il trapianto. D'accordo? Allora, cosa accade nel momento in cui intervengono i linfociti T? Allora, vediamo un attimo i linfociti T citotossici, che sono quelli della prima categoria. I linfociti T citotossici agiscono sul complesso MHC1. Allora, e come lo fanno? Allora, immaginiamo che questa sia una cellula infetta, d'accordo? Le cellule infette sono le prese con una serie di batteri e virus che sono penetrati al suo interno, quindi in qualche modo tenta di difendersi e gli antigeni di questi organismi vengono, la cellula tenta di distruggere questi organismi. Allora, cosa succede? Che i frammenti di questi antigeni, che derivano da questa rottura, vengono esposti sul complesso MHC. Questo è il punto chiave. Dove avviene questa esposizione? Avviene nella tasca per il peptide, in questa zona, ok? Se parliamo di complesso MHC1. Guardate, stiamo parlando di una roba che ha un diametro di 15-20 angstrom, quindi piccolissima. Allora, cosa accade? Accade che nel momento in cui l'linfocita T citotossico che circola, soprattutto nel sistema linfatico, è lì che si concentrano i linfociti T citotossici. E nel momento in cui il linfocita T citotossico nel sistema linfatico o nel sangue, nei liquidi interstiziali, vede la proteina MHC legata a un peptide, a un frammento peptidico che deriva dall'organismo invasore, diciamo dal virus o dal batterio, si lega immediatamente attraverso un complesso che si chiama TCR e attraverso una proteina che si chiama CD8, ok? C'è questo legame, la proteina CD8 tende a legarsi qui, in questa zona, alfa 3, d'accordo? Questo legame attiva che cosa? Attiva un processo direttamente sulla cellula infetta. Cioè la cellula infetta in questo caso muore. Si ha un processo di apoptosi, cioè di morte programmata, perché se la cellula muore, muore con sé anche tutto il materiale infettante che si trova all'interno. D'accordo? Quindi è un meccanismo, linfocita T citotossico, è un meccanismo che è una cellula che induce la morte delle cellule già infettate. Ecco perché si chiama risposta immunitaria cellulare, perché agisce a livello cellulare, uccidendo quelle cellule che ormai sono compromesse dall'infezione. Uccidendo quelle cellule si ha un'eliminazione non solo della cellula stessa, ma anche dell'organismo patogeno che si trova al suo interno, d'accordo? E qui invece abbiamo i linfociti T helper. Allora, i linfociti T helper agiscono in maniera simile ma leggermente diversa. Allora, immaginiamo che agiscono soprattutto sulle cellule sul complesso MHC2, ve lo faccio rivedere, ok? Quindi agiscono sul complesso MHC2, ma noi sappiamo che il complesso MHC2 si trova soprattutto sui linfociti B, sui macrofagi, in generale diciamo sulle cellule del sistema immunitario. Allora cosa accade? Accade più o meno la stessa cosa. Quando un macrofago, quindi un globulo bianco che per fagocitosi ha inglobato un organismo patogeno, fagocita appunto il batterio, vedete qui, ok, con i suoi bravi antigeni, lo digerisce, cioè attraverso i lisosomi e tutta una serie di enzimi rompe in molecole più piccole queste macromolecole che costituiscono la struttura del batterio infettante o del virus. Allora, queste macromolecole rotte in tanti pezzi vengono esposte sulla superficie sul complesso MHC2, eccole qua, vedete queste gialle, nella famosa tasca per il peptide. La cellula T helper, quando vede il complesso MHC2 e il peptide infettante, ok, si lega alla cellula. Non lo fa prima, non può farlo prima, no, non dovrebbe farlo prima. Cioè, qui la discriminante sta proprio nel fatto che
Un linfocita T non può legarsi al complesso MHC1 se questo non ha la tasca piena, per dirla in maniera molto brutale. Se la tasca per il peptide non è stata in qualche modo legata al peptide stesso proveniente dall'organismo infettante. Ora, qui c'è un punto chiale. All'interno del timo avviene un processo incredibile nel quale, che è il frutto di milioni di anni di evoluzione, sicuramente, in cui all'interno del timo c'è una vera e propria eliminazione programmata, un processo di apoptosi, di morte programmata, di quelle cellule, linfociti T, che una volta prodotte e maturate non sono in grado di riconoscere il self dal non self. Cioè le cellule linfociti T, prima di essere mandate in circolazione nell'organismo, vengono addestrate a riconoscere l'MHC1 e l'MHC2 di quell'organismo come un qualcosa di appartenente all'organismo stesso, cioè self. E perché noi non possiamo avere nel nostro organismo linfociti T che attaccano i nostri complessi MHC? Okay, si scatenerebbe una risposta autoimmune con conseguenze devastanti sull'organismo. Quindi i linfociti T che sono in grado di riconoscere gli MHC vanno in circolo e sono, tra virgolette, maturi, pronti per lavorare. Quelli che non riescono a farlo, per un difetto, diciamo, di fabbricazione, beh, vengono eliminate, muoiono, d'accordo? Quindi i linfociti T sono in grado di legarsi al complesso MHC2, lo ripeto, solo se questo si lega a sua volta ai peptidi, quindi alle brevi catene di aminoacidi provenienti dalla degradazione degli antigeni, dei patogeni che hanno invaso il nostro organismo. D'accordo? Cosa accade quando le cellule T helper si legano al macrofago, ad esempio, che ha esposto sulla superficie questi peptidi? Allora, innanzitutto avviene che questo legame, vabbè, avviene attraverso una proteina che si chiama CD4 stavolta, che qui non è rappresentata però, che appartiene al linfocita T helper. Ma la cosa interessante è che questo legame stimola la produzione di tutte quelle sostanze, tipicamente citochine, che stimolano la fagocitosi, cioè la produzione di ulteriori macrofagi e la loro l'aumento della loro attività. Perché questo? Perché quando noi rimaniamo vittime di un'infezione, non è che nel nostro organismo abbiamo 10-15 batteri, i batteri cominciano a riprodursi nel nostro organismo e quindi c'è bisogno di toglierli di mezzo tutti quanti. Ora, un singolo macrofago, poverino, non può fare granché, ma se qualcuno lo aiuta a riprodursi velocemente e ad aumentare la sua attività, l'attività di fagocitosi di questi macrofagi è fortemente aumentata e resa molto più efficiente, d'accordo? Ecco dunque che il sistema immunitario, quando c'è un'infezione, grazie alle T helper, vuol dire aiutante, quindi vengono aiutati, stimolati a combattere il gran numero di organismi patogeni che nel nostro organismo, sfruttando le nostre condizioni interne, ok? E quindi ambiente acquoso, caldo, ricco di nutrienti, si sono riprodotte in grandissimo numero e quindi in grandissimo numero vanno uccise, d'accordo? Concludo questa parte dicendo, permettendomi di fare una sorta di paragone. Il sistema immunitario, che è qualcosa di veramente molto complesso, agisce un po' come un'orchestra. Immaginate l'orchestra della Scala della Fenice, fatta tutta da musicisti professionisti che però devono suonare in maniera assolutamente coordinata. Se un musicista stecca nella, come si dice in gergo, nell'orchestra, beh, a steccare l'intero coro, cioè l'intera orchestra, cioè la musica è qualcosa di molto diverso. Se invece tutti i musicisti suonano in maniera coordinata e con un suono di qualità adeguato, il risultato complessivo dell'orchestra è ottimo. Ecco, il sistema immunitario funziona così.
Non esiste una vera e propria distinzione tra difese aspecifiche e difese specifiche, come avevamo detto. In realtà, sì, la distinzione esiste, ma queste difese agiscono tutte quante in maniera coordinata, d'accordo? Quindi questo è molto importante. La prossima volta vedremo, nell'ultima lezione, vedremo un po' come si lega questo discorso degli antigeni e degli anticorpi ai gruppi sanguigni. E poi parleremo di vaccini. Parleremo di vaccini, quindi vedremo qualcosa di applicato, anche perché di vaccini si parla spesso ultimamente, d'accordo? E anche di immunologia, d'accordo? Abbiamo sentito più interviste di immunologi in questi 3 mesi che negli ultimi 20 anni, probabilmente, per ovvi motivi, ma insomma, questo è. D'accordo? Allora, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima lezione, la quarta, che insomma, dovrebbe essere l'ultima sul sistema immunitario. Grazie a tutti, ciao!